Tra tutti i minerali che ho avuto l'occasione di vedere durante il mio stage al Museo Universitario Gemma di Modena, quello che ha attirato di più la mia attenzione per la sua forma e per il suo colore è sicuramente l'ambra. Facendo qualche ricerca ho scoperto che l'ambra si forma dalla solidificazione della resina delle conifere ed è incredibilmente variegata per i suoi colori e per le sue forme, tanto che va dal trasparente fino all'opaco e dal giallo fino al marrone. È un minerale con capacità di elettrizzarsi allo strofenio, tanto che in passato gli venivano attribuite proprietà magiche. Si diceva infatti che portare una collana con un pezzo d'ambra beneficasse al corpo, assorbendo dolore e incubi e restituendo saggezza e serenità. L'ambra ha inoltre una grande importanza scientifica, perché inglobando e soffocando insetti ha fatto sì che essi venissero conservati intatti per miliardi di anni, consentendoci di studiarli. L'ambra è stata inoltre usata da sempre per la realizzazione di bellissimi gioielli, collane, orecchini, bracciali. Anche ai tempi antichi sono stati infatti ritrovati gioielli d'ambra nella tomba del celebre faraone Tutankhamon.